Mi sveglio alle 6, mezz'ora prima della sveglia. Vi starete chiedendo a cosa mi serve la sveglia se mi alzo comunque prima. Beh, per me, la sveglia è uno spartiacque. Prima che suoni, posso limitarmi a rimuginare su quanto sia diventata insulsa la mia vita. Dopo, posso constatarlo direttamente. La sveglia sta suonando. È il momento di alzarsi. Mi faccio una doccia, mi lavo con acqua fredda. Non per i benefici sulla salute, ma perché costa di meno. Esatto, in tutto questo, sono anche un pezzente. Ad ogni modo, non mi accorgo nemmeno più dell'acqua fredda, perché i miei pensieri sono più forti. Ad esempio, adesso sto pensando che, se avessi sfruttato meglio il mio tempo e avessi acquisito più skill quando potevo, forse, a quest'ora non sarei ridotto così. Faccio colazione. Niente di salutare, non ho né tempo né soldi né voglia. Inoltre, sono diventato dipendente dagli zuccheri, perché quella è l'unica fonte di endorfine della mia vita. E buffo, quando ero più giovane, mi capitava di vedere persone infelici e arrese. Tutte le volte, mi promettevo che non sarei mai diventato come loro, che non mi sarei mai arreso. Forse è solo questione di tempo, per tutti. Sono in balcone per cercare di prendermi una boccata d'aria fresca, ma poi mi ricordo che vivo nei sobborghi di Roma. Qui l'aria è a tratti amara, a tratti salata e a tratti unta. Sarà per il miscuglio dei gas di scarico delle automobili, unito al sudore dei quasi 3 milioni di abitanti, unito alla presenza delle tipiche pizzerie e focaccerie che si trovano in ogni via. Adesso sono pronto per andare a lavoro. La strada è molto rumorosa, sento macchine, cani e persone litigare. Una volta tutto questo mi dava fastidio, perché cercavo sempre un po' di silenzio per poter pensare alle mie cose. Ora non ho più cose a cui pensare e il silenzio mi fa paura, quindi, nel casino, trovo un po' di sollievo. Sono imbottigliato nel traffico. Mi guardo intorno e vedo un sacco di persone. Alcuni sono tristi, altri sono frustrati, altri preoccupati. Tutti stanno andando da qualche parte. Mi chiedo se il luogo verso cui sono diretti sia lo stesso luogo in cui vogliano andare. Mi chiedo se tutto questo sia normale. Sto iniziando a trarre piacere dal vedere le altre persone infelici. Può sembrare un pensiero macabro, ma la verità è che mi fa sentire meno solo, perché forse il problema principale è questo. Sono solo.